Pronto, Trentì? Sì. Andove che vado, Trentì? Sì. Ma posso manco uscire che ho le mascherine. Mi devo mettere la sciarpa ogni volta che esco. Con quello che costano. Ma infatti mo i ladri non lavorano più. I passamontagna si sono messi i negozianti di mascherine. Sì. Sto solo qua a Gerina. Io sto a dormire a letto della principessa che con questa ogni volta che vado a prepararmi qualche cosa da mangiare do un filo sotto al tavolo, non si può avvicinare. Ma state zitto, lascia perdere, va. Lascia perdere, Tretti. Che io al secondo giorno di quarantena ho dovuto chiamare l'avvocato mio. Per fare carte del divorzio. Solo che mi ha potuto fare. È perché manco lui può uscire di casa. Sì. Ma c'è ragione, Tretti. Ma infatti il problema non è sto virus, è la gente che ti manda i catene di Sant'Antonio con scritto 15 giorni salvano la tua vita con una mano rossa grossa che sembra un film di Dario Argento. Poi state bene a casa e io ci sto, chi se vuoi. Poi quell'altro alle 18 usciamo tutti fuori e cantiamo Fratelli d'Italia e il giorno dopo a mezzogiorno usciamo fuori e famo un applauso. È lì che mi è sorto il dubbio, Trentì. Ma te rendi conto che succede a questi se li dammi i domiciliari? Che poi una nota positiva sono stati i pischelli, i ragazzini che si sono messi a disegnare al cobalino con scritto andrà tutto bene. E io mi sono detto pure dentro di me, speriamo, perché finita sta cosa minimo 20 kg ce l'avemo più, tutti quanti. Qualche donna resterà incinta e i soldi finiranno. Che vuol dire? Che se la abbiamo del culo, Trentì. Capito? Babbo, va, ti saluto. Ciao. Mi raccomando, pure voi, restate a casa, perché sennò sto virus non finisce più. Ok? Ciao.